Settima tappa del nostro viaggio, del nostro tour enogastronomico. Ci troviamo in Friuli e precisamente nell'Alta Carnia. Qui da sempre fanno il fricco. Il fricco è un piatto meraviglioso, sapido, deciso. Questo piatto nasce dalla necessità di utilizzare tutte quelle parti di formaggio che non erano state utilizzate in precedenza. Oggi come oggi si preferisce più che altro fare un misto di Montasio, quello un po' più giovane fino a quello stravecchio, e si ottiene veramente un piatto straordinario. Ed ecco gli ingredienti per il frico. Sono poveri e semplici. Del Montasio vecchio grattugiato in modo grossolano, pari quantità di patate, anche queste grattugiate in modo grossolano, della cipolla tagliata finemente, due noccette di burro, sale quanto basta. In un padellino mettete a sciogliere il burro. Aggiungete la cipolla. Questi sono due cipollotti con un po' della loro parte verde. Aggiungete quindi le patate. Aggiungete un po' di sale. E fate stufare a fiamma molto ma molto dolce, mi raccomando. Io una macinatina di pepe, pochissimo, la metto, ma questa è opzionale. Dopodiché do una mescolatina, la cipolla è praticamente insieme alla patata brasata. Quindi posso aggiungere a questo punto il Montasio. Eccolo qua. Intanto lo mettiamo così. E poi, con molta delicatezza, lo mescolate alla patata e cipolla. Ecco, vedete che già la densità delle nostre cipolle e patate è ovviamente cambiata, incomincia leggermente a filare. A questo punto sistemate proprio il vostro fricco in questo modo. E mettete la padella, allora è come se dividessimo la padella in quattro poli, il nord, il sud, est e ovest. Inizio dal sud, ovvero dalla parte del manico, e vedete che la padella non la metto in posizione centrale, ma la metto così, quasi al bordo, e tengo la cottura per circa 4 minuti. I 4 minuti sono passati e giro la padella di 90 gradi, sempre tenendo la fiamma quasi all'altezza del bordo, quasi tangente, diciamo così. Importante è fare questo movimento. Così vi assicurate che non attacca da nessuna parte. Ecco qua. Ultimo giro del primo lato.
l'ultimo giro lo fate fare a fiamma un po' più alta. Ecco, vedete che si deve staccare completamente dal fondo. E ora capovolgiamo il nostro fricco. Un piatto. Eccolo qua. Lo rimettiamo in padella e continuiamo la cottura. E ora, senza fare quelle rotazioni di 90 gradi, è stato rimesso in padella. Ecco, vedete come scorre bene. E lo lasciamo cuocere anche dall'altro lato, almeno una decina di minuti, e sempre a fiamma molto molto bassa. Il nostro fricco è pronto, lo adagiate in un bel piatto di portata. E ora aggiungiamo la polenta. Così. E quindi ora tutti a tavola e buon appetito! Assaggiamo in purezza, cioè senza polenta, così. Il sapore è il suo. Specialissimo. Con un po' di polenta. E succo. Ali. La morte sua, sapido, deciso, un piatto veramente montanaro. Mondiale, e vicino un grande Cabernet. Grande sapidità. A tutti alla prossima, eh? Ciao ciao!